Buona giornata. Questa iniziativa di leggere le poesie, che sono un po' il messaggio che parte dal cuore, è un'iniziativa, diciamo, molto particolare che ho gradito volentieri, nel senso che in questi momenti io riesco a condividere quelle emozioni che hanno accompagnato quando ho steso, diciamo, queste poesie. Evidentemente non è un lavoro, non è un concorso, ma è soltanto un modo di esprimersi. Nella nostra vita chiaramente ci sono tanti modi per comunicare. E credo che questo sia un modo così molto particolare. È da qualche tempo che però non mi rivolgo a questa forma espressiva per impegni diversi, ma riconosco che sia rivelatrice di una sensibilità il fatto di poter cogliere dalla vita alcuni valori e riuscire a trasmetterli sulla carta. E mi capita pochissimo, per la verità, per impegni di lavoro, ma lo facevo molto spesso precedentemente, il fatto di andare a rivedersi questi scritti appuntati su un foglio bianco. È un modo anche per ritornare e rileggere queste emozioni in modo diverso con l'esperienza maturata in questi anni. E per entrare nel merito, qualche anno fa ho voluto stendere esprimere questa poesia, che tra l'altro le poesie nascono in momenti brevissimi. Non è che uno stia lì a vedere come deve mettere, come deve scrivere. Sono dei pensieri sparsi che vengono dettati da una sensibilità, da una emotività del momento e vengono buttati nero su bianco. C'è stata un'esperienza nella mia vita, un'esperienza di dolore non proprio diretta, ma comunque vivendo e convivendo con le persone si acquista anche una capacità di condivisione di quelli che sono gli aspetti presenti nelle altre persone. Sono i momenti di gioia, come anche sono i momenti però del dolore. E dato che la vita è fatta di momenti di alternanza, di gioia e di dolore, è anche giusto essere vicini anche attraverso questi momenti e viverli quasi insieme ai propri cari. Questa poesia non riguarda un parente stretto, ma comunque un'amicizia. Essendo la vita talmente breve, deve essere vissuta, secondo me, in modo intenso, perché non si può vivere a metà. Ecco perché è giusto che si condividano anche questi momenti e si riesca davvero a trasformare quello che si è dentro in questi versi. Ritengo che ovviamente queste poesie non hanno nulla di particolare, perché uno non fa questo di lavoro, fa ben altro, completamente diverso, ma è solo, ripeto, solo un modo per esprimere quello che uno ha dentro. La poesia si intitola Dedicata a un angioletto, è riferita a un evento che è capitato a pochi chilometri, diciamo, da Castrezzato, ma che ha coinvolto anche la nostra comunità. La poesia si intitola A Clara. Verso sera, forse per non farsi vedere, una mano fredda nel grande giardino della vita ha colto furtiva il fiore più bello. Quante volte il vento l'ha accarezzato, quante volte il sole l'ha baciato, quante volte la pioggia l'ha irrorato. Clara, ora hai trovato un posto speciale nel giardino del cielo, che i nostri occhi velati e tremanti non riescono a vedere. Ma nel cuore trafitto di chi ti ha conosciuto ed amato, continuerai a vivere ed essere la piccola, dolce Clara per sempre. Altri generi, diciamo, di poesia riguardano un po' il momento che stiamo vivendo attuale. Sono poesie di 10 anni fa, però è importante vedere come la vita e la storia si ripetano. In questo periodo di preoccupazione e di grande confusione,
in un periodo di tradimenti da parte delle persone che dovrebbero veramente darci quel benessere di cui abbiamo bisogno, che hanno bisogno le nostre famiglie, è chiaro che lo spirito e il morale possono andare anche a terra. Ma io dico, la prima cosa che dobbiamo fare, che mi hanno sempre insegnato, è quella di non aspettarci che siano sempre gli altri che partano, perché aspetteremo invano. Per cui, adesso in queste due ultime poesie, andremo a verificare un po' la situazione attuale, nella quale c'è questa situazione di disagio, ma nelle poesie sempre va dato, secondo me, la via d'uscita, perché ogni situazione per me ha la via d'uscita, e anzi, oserei dire, non prendetemi per pazza, che in questo momento di crisi magari è proprio il momento di tirare fuori davvero quello che più di positivo abbiamo dentro. E anzi, tante volte la capacità di noi umani, che siamo dotati anche di una certa intelligenza minima, direi, di poter trasformare queste esperienze negative in una opportunità di benessere, che è quello che più mi interessa, che è quello spirituale e non materiale. La poesia si chiama Basta poco. Ubriachi di benessere, passiamo i nostri giorni a correre impazziti perché dobbiamo produrre per avere sempre di più. E non ci resta il tempo per essere. Dunque non vediamo chi accanto a noi è in difficoltà e non sentiamo chi ha il respiro più lento del nostro e non riconosciamo di quanto siamo fortunati senza merito. Forse è per questo che siamo tristi e nonostante tutto c'è chi, fragile nel corpo, ci invita a sperare e ci sprona a prenderci cura di lui. Basta poco per fare vibrare le corde del cuore e riempire di musica i nostri giorni vuoti. E l'ultima, per non tediarvi, perché si chiama Salire la montagna, nel senso che qui aggiunge un po' alcune gite che credo tutti abbiamo fatto nella nostra vita e nella quale davvero si ritrovano anche nelle gite questi momenti di particolari relax che ci aiutano davvero a riflettere, perché forse abbiamo bisogno di riflettere. Si chiama Salire la montagna. Sommerso dai gesti vuoti della quotidianità, col capo chinato segno la mia sconfitta. Salire la montagna è lasciare le mie abitudini, è abbandonare i pesi che mi imprigionano, è scegliere l'essenziale per aiutare il cammino, è riconoscere che è solo la fatica che mi condurrà alla vetta. E ritorno bambino nel sapermi meravigliare, guardando le nuvole che si rincorrono spazzate qua e là dal vento, col sole che si diverte tra le cime innevate a creare effetti di luci e di colori. E mi sento volare, io piccolo uomo, padrone dell'immensa valle, con gli occhi spalancati a cercare i sentieri nascosti. E il silenzio che avvolge ogni cosa rende più solenne la contemplazione e riempie il mio cuore più di tante parole.